incubo, finito per la bella cantante a stelle e strisce che può a quadrato tirare un sospiro di sollievo. Romina Power ora finalmente in grado di fare ci a quadrato che ama tanto. Non sono momenti facili nemmeno per l'artista di Los Angeles che, come tanti, si trova alle prese con le nuove esigenze e regole sanitarie. Romina Power ora libera di tornare alla sua passione. La cantante nei mesi scorsi si era pronunciata in modo piuttosto negativo sul tanto discusso Green Pass che aveva criticato sui suoi social. I non vaccinati prendono il caffè in piedi al bancone oppure fuori la porta del bar, i vaccinati prendono il caffè seduti e serviti all'interno, poi tutti insieme prendiamo la metropolitana e torniamo a casa, aveva scritto ancora quest'estate, un'uscita che non era piaciuta a molti, ma del resto non la prima volta che la cantante si esprime anche su temi molto discussi, senza paura di dire la sua opinione. A quanto sembra, dall'immagine che lei stessa ha pubblicato, Romina tra quei milioni di italiani che non hanno ancora fatto nemmeno una dose di vaccino. Fortunatamente non ha nulla di cui preoccuparsi, visto che si è diligentemente sottoposta al tampone previsto per Romina Power, l'esito del tampone la rincuora. Poche ore fa l'artista ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, dove molto seguita che ha mandato al settimo cielo i suoi fan che controllano con affetto ogni sua mossa. Fantastico servizio a domicilio, scrive Romina, che ha immortalato con il cellulare il volantino di un servizio sanitario utilissimo per chi non può a quadrato spostarsi da casa o ha delle esigenze particolari, come evidentemente nel suo caso. Accanto, il suo tampone, fortunatamente negativo, trattino maggiore. Trattino maggiore. Ora posso andare in TV, conclude quindi, dando una bella notizia ai tanti follower che da tempo non vedono l'ora di rivederla sul piccolo schermo. Che la Power abbia già in mente una sorpresa per loro,